Quando mi affaccio in questo balcone mi rendo conto che un'apertura e una visuale, adesso poiché insomma la stagione lo permette, tutto il verde e una boccata d'aria. Borgo San Pietro è definita così, una città nella città. Questa è una zona un po' particolare per me, dove ho dato il primo bacio, e un aneddoto carino che quella sera, combinazione, dall'altra parte del Sangone c'era un circo dove in quel momento suonavano il silenzio di Nini Rosso. Il nostro borgo è in alto, praticamente dal Sangone è un po' alto verso Torino. Ecco il discorso di dire vignotto di sotto, vignotto di sopra, perché dalle due cascine c'è una variazione, c'è una riva che ti porta fin su. Oggi viene chiamato vignotto per il fatto che c'erano queste vigne che attorniavano questo terreno a campi di produzione grano, maggese e tutto quello che praticamente c'era nella cascina. Io e mio cugino giocavamo, eravamo il pascolo delle oche. Lì che la mia mamma mi ha mandato e qui c'erano i tedeschi e con la pistola hanno tirato, cercato di mirare noi, stavano giocando loro, ma noi ci siamo spaventati e mia mamma poi ci ha fatto rientrare. C'erano sempre i tedeschi qua davanti, anche così passeggiando, sempre quando passavi, anzi noi non venivamo mai perché avevamo paura. Ci sono state per un bel po' e la cascina era occupata. Sono stati per un bel po', però io non me lo ricordo, ero bambina proprio, non andavo ancora, forse non so neanche se facevo la prima o la seconda. Perché adesso per esempio mi ricordo che davanti alla cascina là c'era una cava per la ghiaia, proprio lì dove adesso ci sarebbe la casa dei Maina, ecco lì c'era una... Con questa pista ciclabile qui, che arriva dalle Vallere, si riesce a raggiungere posti abbastanza lontani da Borgo San Pietro, Moncalieri. Riusciamo ad andare fino da Stupinigi, dove passando naturalmente per bellissimi posti lungo il Sangone, attraverso il parco di Nichelino, si arriva a Stupinigi. E da lì eventualmente si può andare verso Pinerolo, oppure ancora più bello, secondo il mio consiglio, andare verso Trana, quindi raggiungere poi anche Giaveno attraverso la pista ciclabile lungo tutte le sponde del Sangone. In riva al nostro fiume venivano lavati i panni dei signori di Torino. C'erano i lavandai del nostro borgo, che erano vicino al Sangone, lavavano i panni, li stendevano qua in questi prati, venivano stesi in questi prati per poi portarli asciutti, stirati ai signori di Torino. E si riscopre anche in quel periodo estivo il torrente era meta ricercata ed ambita di balneazione, non solo la popolazione del borgo, ma meta di villeggiatura anche dei ricchi di Torino e dintorni. Qui in questa cascina che vediamo qui alle mie spalle, piuttosto mal ridotta, abitavano due famiglie dove con i miei genitori venivamo, almeno loro venivano a dare una mano alla coltivazione degli orti, che qui erano tutta un'area coltivata ad orto. Un particolare che ricordo, che era un po' il passatempo per me, che ero un bambino molto piccolo, sarà stato 4-5 anni, non avevo molto di più, e
appunto, siccome i miei genitori erano qui impegnati nel lavoro dei campi, io invece mi divertivo a fare con le barchette, che le posavo nei fossi che servivano per portare l'acqua e andare a bagnare gli ortaggi, e di conseguenza correvo dietro a questa acqua che trasportava questo pezzo di legno, e mi divertivo così, ecco, insomma, era una cosa carina di quei tempi. E poco per volta questa cassina è passata di mano in mano fino ad essere ridotta in questa situazione, e rimangono solo più gli antichi ricordi. Io qua ho trascorso i primi 7 anni della mia vita a casa dei miei nonni, e la sera tornavo a casa mia, però durante il giorno ero sempre qua, specialmente durante il periodo estivo, quando non andavo a scuola. Ricordi ne ho parecchi. Quando andavo a fare il bagno al Sangone, questo sì, avevo la mia sabbia portata da mio nonno ed era il mio mare. E poi ho ricordi di animali, naturalmente, perché qui ce n'erano parecchi, e in particolare ricordo un cane lupo dal quale andavo a rifugiarmi quando dovevo beccarmi delle botte dai nonni. Abbiamo ritrovato il campanello con il cognome del nonno, sì, tutto qua. L'unica cosa positiva. È una desolazione, guarda. Io sono venuta qui che avevo 3 anni e poi ho cominciato la scuola con il Bergo San Pietro. Andavo a scuola in via Quintino Sella, l'asilo, prima l'asilo e poi a scuola. Non c'era niente, ma per me era bello, intanto perché la casa era ben tenuta, insomma, tanti fiori, e poi si era liberi. Anche noi giovani, delle volte venivano i miei amici a trovarci, eravamo qui in cortile, si faceva anche delle feste, insomma. È venuto il momento che la famiglia Gozzerino doveva sposare la figlia, e hanno pensato proprio a me come paggetto, no? Poi durante il pranzo, al solito, allora si usava, il bambino recitava poesia e terminava con le parole "e io bambino ancora". E questa frase ultima è rimasta nel ricordo anche di questi sposi per tanto tempo, perché anche se sono poi cresciuto io ero sempre un bambino ancora. Ah, ma lui si ricordava, ti ricordi Beppe? Poi lo chiamavamo bambino ancora, perché non ho mai più chiamato Giuseppe, sempre no. Così. perché... È arrivato bambino ancora. Mi arrivava, mi aveva trovato bambino ancora. Così. Bambino. Negli anni 60, dove qua giocavamo a pallone, c'era un campo, un piccolo campo così libero con una porta dove si giocava a pallone. Questo campo per me rappresenta più che altro un punto di passaggio, perché più di tanto non è che veniamo qua spesso, però in generale la zona per me rappresenta un punto di raccolto con i miei amici, li vedo spesso qua, e niente, noi di solito più che altro siamo verso l'Esselunga, sulla piazza, e giochiamo a calcio, stiamo lì, chiacchieriamo. Nella cascina abbandonata passiamo qualche volta, siamo curiosi di sapere, insomma, cosa può essere stato per la gente un po' più vecchia di noi, se così si può dire, e appunto siamo curiosi, vorremmo sapere di più, però non ne sappiamo molto. Ho abitato poco in Borgo San Pietro, però è dal 68 che vivo tra la fabbrica e il circolo. Io ho sempre fatto politica culturale in questa zona. Abbiamo fatto moltissimi picchettaggi quando c'erano i scioperi, tutta questa roba qui, perché alla Firstat c'erano un bel nucleo di compagni che lavoravano lì. Quando c'era bisogno, noi come circolo intervenivamo, magari portandogli da mangiare, facendo la notte con loro, tutte queste cose che si facevano una volta quando c'era un bel gruppo di operai che lavorava, con tutti i problemi annessi e connessi che c'erano in quel periodo, però era una realtà produttiva molto, molto bella. E la sera, dopo fatte le riunioni, venivamo qui alla bersagliera a mangiare la pizza. Era un locale, insomma, non frequentatissimo, però era una roba dove potevi venire a mangiare tranquillamente. La zia Rosina purtroppo è mancata
circa un mese e mezzo fa, e ha sempre vissuto, da quando si è trasferita dalla Cascina, in questo edificio. Gli operai della Firsat venivano qui a mangiare e si creava talmente questa amicizia, questo stato di aggregazione, possiamo dire, che venivano anche poi al di fuori dell'ambiente, dell'orario lavorativo, quindi i sabati, le domeniche, e sfruttando anche il campo da bocce, o anche, mi ricordo benissimo, che qui fuori spesso c'era il frigo dei gelati per i bambini e qualche giochino per loro. Successivamente c'è stata una serie di gestori che hanno utilizzato questo locale. L'ultimo gestore trasformò questo locale in una pizzeria, difatti era chiamato ristorante pizzeria La Bersagliera. La Madonnina prima non era qua come la vediamo oggi, ma era un po' più in là, perché di là appunto si vedeva, c'era l'entrata della Cascina, alla Cascina Maina, ed era un lungo viale con tutti gli alberi, con la bialera intorno, e qua dietro c'era il gioco da bocce. Questa è la zona che si chiamava appunto la Madonnina, no? Il vignotto di sotto e il vignotto di sopra che abbiamo davanti, la zona la chiamavamo la Madonnina. Si veniva qua a giocare perché? Perché qua erano tutti prati, non c'era niente. E la Madonnina era proprio un punto di incontro per i ragazzini di una volta.